Lo studio dell'elettromagnetismo condotto fino adesso ha messo in evidenza lo stretto legame esistente fra campo elettrico e campo magnetico. In particolare, se pensiamo al fatto che una corrente che circola in un circuito determina un campo magnetico e che se la corrente varia, anche il campo magnetico è variabile, è prodotto dalla corrente variabile, è che un campo magnetico variabile determina delle tensioni indotte, quindi delle correnti in un circuito chiuso, si vede come il campo elettrico e il campo magnetico sono strettamente influenzati uno dall'altro, tanto da poter parlare con più precisione di campo elettromagnetico come un unico fenomeno che comprende entrambi con legami strettissimi fra le varie grandezze. Vogliamo affrontare l'analisi di questa interazione fra campo elettrico e magnetico e quindi dal campo elettromagnetico in generale, andando a vedere le conseguenze che si possono determinare su dei circuiti elettrici mutuamente accoppiati, come si dice, cioè posti sufficientemente vicini nello spazio da essere influenzati uno dall'altro. Facciamo quindi un esempio considerando un primo circuito elettrico formato da un conduttore filiforme chiuso, questo sia il circuito 1. E nelle sue vicinanze si è posto un altro circuito con le stesse caratteristiche che chiamiamo circuito 2. Il circuito 1 si è percorso da una corrente, supponiamola rappresentata da questa freccia, e supponiamo per adesso che la corrente I1 sia costante. Sappiamo che questa corrente che scorre nel circuito 1 produce un campo magnetico nello spazio intorno ad essa. Rappresentiamolo in questo modo con delle linee di flusso al solito, che hanno questo andamento molto schematico, ovviamente, la rappresentazione che ne sto facendo. Il campo prodotto dalla corrente I1 nella rappresentazione ho cercato di mettere in evidenza il fatto che determina un flusso concatenato con il circuito 2. Il campo, chiamiamo dell'induzione B1, determinato dalla corrente I1, si concatena con il circuito 2. Se del circuito 2 noi cioè se consideriamo la superficie racchiusa, la superficie possiamo immaginare piana, racchiusa dal circuito 2, dal conduttore che costituisce il circuito 2 stesso, avremo che il flusso concatenato lo possiamo esprimere, cioè lo indichiamo con la lettera Φ2 e questo sia il flusso. Anzi, indichiamolo con col pedice 2,1 per indicare che si tratta del flusso concatenato con il circuito 2 determinato dal campo creato dalla corrente nel circuito 1. Sperimentalmente
risulta essere proporzionale alla corrente nel circuito 1. Quindi lo possiamo esprimere con una proporzionalità, quindi con un coefficiente di proporzionalità rispetto alla corrente 1. Quindi potremmo scrivere dove il termine L2,1 rappresenta il coefficiente di proporzionalità fra corrente 1 e flusso concatenato nel circuito 2 dovuto al campo creato dalla corrente 1. Contemporaneamente il campo prodotto dalla corrente 1 si concatena col circuito 1 stesso. Osserviamo il disegno, vediamo che il campo prodotto dal circuito 1 si concatena anche con il circuito 2, quindi se qua schematizzo la superficie del circuito 1, noi possiamo allo stesso modo scrivere che il flusso concatenato anche in questo caso risulterà proporzionale alla corrente I1 con un altro coefficiente di proporzionalità, e quindi potremo scrivere che C1 quindi il flusso concatenato con il circuito 1 determinato dalla stessa corrente I1 che circola nello stesso circuito sappiamo essere proporzionale alla corrente I1 e sappiamo essere proporzionale con avente come coefficiente di proporzionalità il coefficiente di autoinduzione. L1 sappiamo essere il coefficiente di autoinduzione, così chiamato appunto perché tiene conto del fatto dell'accoppiamento del campo magnetico con lo stesso circuito nel quale scorre la corrente che produce il campo magnetico. Lo stesso ragionamento si può fare spostandosi sul circuito 2, cioè immaginando che sia a questo punto il circuito 2 percorso da una corrente, supponiamo di considerare una corrente I2, per adesso ancora consideriamo la costante che circola nel circuito 2, possiamo ripetere esattamente gli stessi ragionamenti riferiti al circuito 1 e quindi determinare che il flusso concatenato con il circuito 1 determinato dalla corrente I2, cioè il Φ1,2, sarà ancora proporzionale con coefficiente di proporzionalità che chiamiamo adesso L1,2, scambiando i pedici, dove il primo pedice abbiamo capito indica il circuito nel quale avviene l'accoppiamento e il secondo pedice indica il circuito nel quale sta scorrendo la corrente che stiamo considerando come causa del campo magnetico. Dicevo quindi il flusso concatenato col circuito 1 dovuto alla corrente nel 2 sarà dato dal coefficiente L1,2 per la corrente nel circuito 2. Allo stesso modo si accoppia anche con se stesso e quindi anche per il circuito 2 possiamo scrivere che il flusso 2 concatenato col circuito 2 determinato dalla stessa corrente I2 è dato dal coefficiente di autoinduzione L2 per I2, dove L2 è appunto il coefficiente di autoinduzione. Coefficiente di autoinduzione del circuito 2, mentre prima l'L1 era il coefficiente di autoinduzione del circuito 1.
La cosa interessante in questo studio è che si scopre appunto da evidenze sperimentali che i due coefficienti L2,1 che compare nella prima e L1,2 che compare nella seconda espressione dei flussi concatenati risultano essere uguali fra di loro. Quindi i due coefficienti L2,1 e L1,2 risultano essere uguali tra di loro e allora gli si assegna un nome che di solito è rappresentato dalla lettera M maiuscola che prende il nome co di coefficiente di mutua induzione. Il coefficiente di mutua induzione, quindi uguale per i due circuiti, ci consente di scrivere in definitiva le due relazioni esistenti per ognuno dei circuiti. Quindi per i due circuiti noi possiamo scrivere per quanto riguarda il circuito 1 che nel caso che siano contemporaneamente presenti le correnti nel primo e nel secondo circuito, i flussi concatenati saranno dati dalla somma di flussi concatenati dovuti alla presenza delle due correnti. Quindi nel circuito 1 il flusso concatenato sarà per una parte determinato dalla corrente I1 nello stesso circuito. E per un'altra parte dal flusso concatenato dovuto alla corrente 2 nel circuito 2 e avete come coefficienti di proporzionalità i coefficienti di mutua induzione. Quindi sarà più MI2 il secondo contributo. Per quanto riguarda il circuito 2 si potranno scrivere le espressioni analoghe, quindi e queste due espressioni rappresentano i flussi concatenati nei due circuiti. Fino adesso abbiamo considerato le due correnti I1 e I2 come correnti stazionarie, cioè di valore costante o continuo. Supponiamo adesso invece che le due correnti subiscano delle variazioni, cioè siano variabili nel tempo. Noi sappiamo che se la corrente varia nel tempo, cambia il campo magnetico prodotto dalla corrente, cioè anche quel campo non sarà più costante, ma sarà variabile nel tempo, e accoppiandosi con il secondo circuito e con lo stesso circuito che lo determina, queste variazioni di campo magnetico determineranno delle variazioni del flusso concatenato del campo magnetico con i due circuiti e quindi l'insorgere di tensioni indotte, come affermato e come descritto dalla legge di Faraday-Neumann-Lenz. Quindi passiamo a questa seconda analisi, partendo dalla relazione comunque valida sui flussi concatenati che diventeranno flussi istantanei in questo momento, cioè consideriamo per ipotesi I1 e I2 variabili. Allora potremmo esprimere le tensioni indotte nei due circuiti tenendo conto appunto delle loro variazioni e quindi scrivere che
dalla legge di Lenz noi sappiamo che la tensione indotta nel circuito 1 sarà data da meno per tenere conto del fatto che la tensione indotta si oppone alla causa che la determina, sarà uguale a meno la variazione del flusso concatenato col circuito 1 nel tempo dt. Quindi, andando a derivare l'espressione di φ1 scritta sopra e quindi andando a sostituirla qua, abbiamo che la tensione indotta sarà uguale a meno L1 variazione della corrente I1 su dt meno ancora, oppure mettiamo il meno in evidenza e teniamo il più della somma dei due contributi, più M variazione della corrente 2 nel circuito 2 sempre nel tempo dt, e allo stesso modo possiamo scrivere per la E2 tensione indotta nel circuito 2 sarà sempre per la legge di Faraday, Neumann-Lenz, la variazione del flusso concatenato 2 nel tempo e quindi essere uguale a meno L2 Quindi da queste due espressioni si vede come le tensioni indotte nei due circuiti dipendono sia dalla variazione della corrente nello stesso circuito, sia dalla variazione della corrente nell'altro circuito, avente come coefficienti di proporzionalità nel primo caso il coefficiente di autoinduzione e nel secondo caso il coefficiente di mutua induzione.